Benvenuti a Costante Cortesia, il programma che vuole parlare dei vostri problemi in diretta per deridervi. Allora, chi sei ascoltatore di questa sera? Ciao Duilio, sono Tommaso. Ciao Tommaso, dimmi. Niente, praticamente non è che chiamo per me, ma chiamo per mia moglie, no? Sì. Perché lei vorrebbe scolpire il suo fisico, o almeno migliorare insomma il suo fisico. Beh, nobile causa. Praticamente abbiamo cercato anche una serie di attività, ma con tutti questi nomi in inglese non si capisce. Sì, perché i sport adesso sono tutti i nomi inglesi, ma non ti preoccupare, parla con me che tanto mie lingue conosco, dimmi tutto. Qui ho anche la brochure davanti. Cosa? La brochure. Non capisco. È il foglietto. Ah, il foglietto, sì. Sì, sì, con tutti questi titoli tipo acqua gin. Sì. A cosa sei? Ah, non sai cosa che sei l'acqua gin? Ti spiego, è facilissimo. Guarda che sei, sono a piscina, un gruppo di femmine rabbiose che salta seguendo i movimenti di un'altra femmina invasata a bordo vasca. Che i primi 20 minuti è porchesa perché l'acqua è fredda e ghiassata. I secondi 20 minuti è porchesa perché è massa caldo e suono un pasto. Questo è acqua gin. Vabbè, è free walking? Free walking sarebbe camminata. Praticamente l'obiettivo della camminata è andare in giro per le strade del paese con giubino cata e rifrangente, facendo più pettegolezzi di Alfonso Signorini, facendo sbagliare i cani di tutte le vie in cui che passa e puntare a pila sui occhi dei guidatori che non sbassi i fanai quando che passa. Questo è free walking. Ah, brava. Se no, l'ultimo, yoga, cosa c'è? Beh, guarda, yoga, te lo spiego, è facilissimo. C'è un gruppo di femmine che stanno sedute, ferme e in silenzio per un'ora. E questo sarebbe uno sport? No, questo è un miracolo! Miracolo! Arrivederci! Ciao! Allora, io per potervi aiutare ho bisogno di conoscere anche la vostra famiglia. Certo. Quindi parlatemi un po' dei vostri figli. Sì, sì. Allora, come le abbiamo già detto in una delle sedute precedenti, sì, abbiamo due figli. Sì, Tamara e Toma. Toma, sì, sa, senza la S. È sì, uno singolare, certo, certo. Non ci va S, se no certo, sarebbe plurale. Certo. Quello che non le ho detto è che sono gemelli monazigote. Esatto. In che senso, scusate? Sono gemelli monazigote. E a Tamara è zigote e Toma è mona. Ecco. Ah. E se pensi che io ho 29 anni, tutti dove è Tamara è ricercatrice agraria all'estero. Ci ha fatto lauree, un sacco di titoli. Forte. Thomas è in quarta superiore, va bene? Quarta superiore. Ecco, la nostra famiglia rispecchia esattamente la situazione di sto paese. Sì. E se avevo intelligente lo avremmo mandato all'estero e quello mono avremmo casa ne tocca mantenere. Sì. Ecco. Io non è per prendere le difese di Toma che non conosco, ma mi immagino. Alle volte, capite, vedere, quando uno ha dei problemi a scuola, è semplice, no? Basta cambiare indirizzo. E ora pensa che noi non l'abbiamo fatto, che abbiamo messo a residenza da me cognà. Ma lei è BTY, io capo Cianca che l'hanno là, sì, e ora sì, possiamo sì, andare sì, avanti. Allora, vedrete che Toma riuscirà a trovare la strada giusta, riuscirà come Tamara ad esprimersi al meglio. No, so, dottore, che abbiamo dei dubbi, che abbiamo fatto anche delle ricerche genetiche su Toma. Sì, sì, abbiamo capito una roba importante, che io e a Tamara nel DNA c'è i geni della mamma, sì, e Toma c'è i ebiti del papà. Ah!